amici di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo spettacolo del San Costanzo Show, che sarà protagonista nei maggiori teatri della Regione Marche. E allora, come una presentatrice seria deve fare, mi viene da dire proprio così: il San Costanzo Show presenta, per la serie I Classici, Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate. Beh, buonasera Gianfri Di Bartolomeo! Dai! Ciao Mariella, buonasera! Buonasera, non siamo soli perché abbiamo anche un produttore, insomma, sono davvero onorata ed emozionata, il produttore dello spettacolo Mirko Ioni, buonasera! Mirko Ioni, buonasera! Buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori del Telefano, buonasera a tutti da Mirko Ioni! Ecco, allora, questo è una novità, è un nuovo spettacolo assolutamente divertente, dal titolo stravagante, insomma, abbastanza. Titolo stravagante. Stravagante, sì, diciamo. Sì, perché abbiamo deciso di fare uno spettacolo, dopo tanti anni, uno spettacolo serio. Uno spettacolo non come i soliti, spettacoli con le battutine, con le piccole gag, uno spettacolo, vabbè, l'Odissea. Sì. Dei Promessi Sposi in una notte di mezz'estate. Insomma, poi la cosa è sfuggita un po' di mano, ecco. Sì, insomma. Però, ecco, allora, ma abbiamo qua il produttore, insomma, io vorrei sapere qualcosa sì. Di più concreto. Insomma, sì, anche perché io so quello che ci ha messo i quadrini, cari ecco, amici. Ecco. Io sono lo sponsor, ci ha messo i quadrini e vorrebbe che gli ritornassero sti quadrini, magari... Ecco, il doppio, il triplo, il quadruplo, è perché uno sai, cioè, fa l'investimento e vuole che gli ritorna. Proprio detto così, adesso non è proprio carino. Lo so, però non è che ci posso mettere i quadrini a perdere. Io c'ho un ferramenta, anzi, mi raccomando, io sono qui per sponsorizzare. No. Lo spettacolo manco tanto, non mi frega tanto, voglio sponsorizzare il mio ferramenta. No, ma non si può. Ferramenta Che Coglioni, si chiama, a Marzocca. No. Voi lo vedete, è bellissimo, pare un albergo di Las Vegas, Hanno ristrutturato, pare il Duomo di Milano, ferramenta Che Coglioni, mi raccomando. No. Allora, chi si presenta domattina alle 6:15, gli regalo 3 chiodi e un martello, martelletto. Mi puoi portare un produttore così? Sì, ma il produttore, capite, è quello che tira fuori... E ne ha tirati fuori. Questo non lo manderemo mai in onda. Chiodi, martelli, pinze, tenaglie, ha tirato fuori un sacco di cose il produttore. Sì. Pensate che io stamattina, sapete chi si è presentato che ha piatto 3 chiodi? Chi? Barbara D'Urso. Che ci dovrà... Lei ci ha detto proprio, io senza i chiodi de Che Coglioni non vado da nessuna parte. Beh, dico solo questo, insomma, ci abbiamo proprio, ha capito, dei clienti anche VIP, delle robe importanti. Ha comprato? Tre chiodi, Barbara D'Urso. Lei ha detto, i chiodi de Che Coglioni funziona, c'ha pie e quadri, ha capito, funziona, proprio chiodi potenti. Chiodi potenti, beh, sì. Allora io direi, ma non si può, lui chi è? Ah, questo. Ma lui è? Questo insiste. To beat or not to beat, desist the questions. Ecco. L'inglese. Water is nobler in the mean the swifter. Water. To sling at arrows of autogru fortune or to take arms again a sea of troubles. Basta, a posto, grazie. Abbiate pazienza, questo è uno che insiste che vuole fare l'attore e io non lo voglio, Io ho detto no già 30 volte e perché, continua a ripresentarsi. Ma sa perché, abbia pazienza Mirko Ioni, perché noi siccome abbiamo studiato i classici, sì. L'Odissea, sì. Poi Manzoni con i Promessi sì. Sposi, sì. Shakespeare, sì. Abbiamo scelto, lui ha detto come, questa volta Shakespeare ci riprovo conoscendo sì. L'Amleto a menadito. Non potete più agli attori con la 104, cercate di prendere. Degli attori, facciamo no? Facciamo una bella cosa. Brava Marielle. Mandiamo un estratto di questo spettacolo sì, in modo tale che, ecco, due risate ce le facciamo. Giusto, 30 secondi. 30 secondi dello spettacolo. Dai. Un colossal. Il tallone di Ulisse. Tu hai il tallone di Ulisse.
soltanto un piccolo assaggio di tutto quello che avremo modo di vedere. Sì, proprio. Troppo ce ne sarà, troppo c'è da ridere. a voglia. Allora, mi pare di capire che non è stato semplice reclutare gli attori, insomma, no. Sono stati fatti dei casting, il signore di prima, insomma, il così, sì, papà di Shakespeare, bocciato. Ma, insomma, poi dopo il resto come è andata? Beh, possiamo, gli attori hanno fatto dei provini, hanno dovuto studiare, siamo veramente, abbiamo frequentato biblioteche, sono arrivati pacchi da internet con libri Jeffrey, acquistati. Con l'inglese però lasciatelo dire, non ci siamo. Sì, ma infatti lui non c'è. Ma infatti lui nello spettacolo non c'è, quello di prima. Grazie a Dio non c'è. Non c'è. Non vi preoccupate. Che lui ci segue ovunque, ma non c'è. Possiamo mandare adesso il contributo di un altro attore? Sì. Che è candidato, no, lui c'è, vediamo. Ma vediamo. È candidato perché si chiama Oscar, giusto? per quello, lo vediamo. È proprio qui, tra il mare in burrasca, il cielo in tempesta, i templi in cui i cittadini greci adoravano le divinità, proprio qui è ambientata Ithaca, la nuova performance comica del San Costanzo Show, gli classici Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate. Sì, un'Odissea rivista sotto i nostri occhi, bellissima, ecco qui il mare in tempesta. Il mare che porta Ulisse a destra e a sinistra, ecco, urca l'onda. Senti, ma non poteva fare il video al sole, proprio sotto la tempesta, piena pioggia? Questa è gente che è matta, capito? Sono gli attori, sono matti. Ecco, io, signor Mirko Ioni, sì. Sì, la ringrazio infinitamente. Grazie per la sua voi. Preziosa... Io vi saluto a tutti, telespettatori, vi saluto veramente col cuore, perché il mio cuore è vostro. Vabbè. No, prima di mia moglie Maria Grazia, di mia fiola Grazia Maria, di mio padre che Coglioni, di mio fratello e poi è vostro. Va bene. No, prima c'è anche tutti, c'è i miei cuginetti che stanno a Numana, poi c'ho qualche parente a Palombina. E poi è vostro il cuore. Va bene. Ah no, poi c'è pure i vicini, di Marzocca, tutto il comune di Marzocca, tutti qua. E poi arrivederci. Ciao. Ma perché lui è il produttore, capito? Bisogna un attimo dargli corda, perché tanto comunque. Va bene. Lo ringraziamo, grazie. Grazie a voi. Poi ci verrà a trovare in teatro, senz'altro. E allora diamo il benvenuto alla nostra prossima e graditissima ospite. Ho il piacere di presentarvi Rosa Della Cecca, ben trovata. Buonasera, ben trovati, buonasera. In tutto il suo splendore. Sì, splendida, splendente. Non so da guardare dritta o Matteo, comunque va bene. Salve a tutti. Allora, anche lei è, insomma, fa parte di questa grande famiglia, ma anche di questo progetto. Grosso progetto, su un progetto volevamo fare roba un po' più serie, ma è venuto niente di serio, perché veramente è impossibile fare roba serie con noi. Comunque io mi occupo anche delle prenotazioni, delle rap. Pronto? Scusate, chi è? Melbourne? Australia? Sì, ci facciamo un salto giù in tournée, sì, certamente, sì. C'è saltan giù, Jeffrey, avendo salta giù, come facciamo, come i canguri? Sì, in Australia adesso, intanto facciamo i teatri delle Marche, poi andiamo in Europa e poi facciamo tutti i 5 continenti. Perfetto, allora quando arriviamo al continente nuovo veniamo giù a Melbourne, arrivederci. Ma sì. Signora Rosa, lei che la vedo così attiva con questo telefono, a parte che mi verrebbe da chiederle come mai non ha un cellulare, ma qual è il suo ruolo specifico? Ecco, mi faccia capire. E io perché ho bisogno del telefono, perché io devo organizzare, oltre a recitare, fa due robe, vabbè, e io organizzo le tournée, io devo prenotare gli alberghi, i ristoranti, perché questi mangiano come i vitelli. Lei cura le public relations. Non lo so se si dice a colmo, comunque sono quella che si schiatta per cercare da mangiare la sera, sì. Pronto? Chi è? Sì, facciamo le repliche, certo. Siete una comitiva? Quanti siete? Due pullman? Da dove? Da San Marino, dall'estero, quindi dovete mangiare? Certo. Vi facciamo anche la merenda, se di tutto. Va bene, sì. Arrivederci. To beat or not to beat, this is the questions. Huawei, Sheffield, in the mortal coil. Must give pause off to the respect and be you to subi tend. Tend, la fine, tend, la fine. Must give, so
tu devi aspettare. Basta, Davide, hai da sta zitto, te l'avevo detto un sacco di volte, tu non hai da discorra, sei più bello quando ti si guarda la faccia. And by opening in the camera. Allora basta, vai via. Ma no, non capisci. Signora Rosa, non perda, insomma, questa aura di femminilità che la avvolge proprio. Allora. Certo, guarda che roba bella. Sua volta. Jeffrey, insomma, ce ne aspettiamo davvero delle belle, ma sempre parlando di casting, so che avete così selezionato accuratamente altri attori. Non solo umani, ma anche perché voi se conoscete l'Odissea, per cui si parla di Ulisse, di Penelope, del cane Argo, di Telemaco, degli dei, c'è la dea Atena, Poseidone. E quindi vediamo un contributo di... Il cane Argo, vediamo. Il cane Argo. Cari amici di Tele Atene, siamo qui oggi nella casa di Ulisse. Nel frattempo il tempo è passato, ma è stato costruito un condominio. Entriamo dentro la casa ufficiale di Ulisse e vi facciamo vedere in anteprima. Guardate qua, il cane Argo. Questo è il cane che ha riconosciuto Ulisse. Guardate, Argo, seduto, premietto, zampetta, bravo Argo. Guardate Argo, non l'avevate mai visto, questo è Argo. Ah, una femmina. Arga. Niente. Il cane Argo in realtà era una femmina. Arga. Ciao, Arga. Bene, allora, il miglior attore l'avevamo visto, quello, il cane è il più bravo di tutti, ecco. Dovete sapere, il resto si robetta così, ma il cane è veramente bravo. Poi, so che la signora Rosa non è l'unica presenza femminile, abbiamo anche Romina, ma lei si sente un po' in competizione? No, se sai, sono made tutte. Ecco. No, c'è Romina, c'è anche la signorina Lorietta Pedotti, c'è le presenze femminili, soprattutto c'è Romina, una presenza femminile doc. Della quale abbiamo un contributo. Un contributo. Vediamo. La zattera di Odisseo, l'avventura del ciclope, la partenza di Odisseo, 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 Odissea, c'è un problema di accenti in questo libro, Penelope, Telemaco, le sirene, Scilla e Cariddi, carino per carità. Molto carino come libro, eh? Ero indecisa se leggere questo o Polenta di Castagne, l'autobiografia di Iva Zanicchi. Adesso appena finisco questo mi getto subito sull'altro, perché io sono una lettrice molto vorace. Che dire, questo libro ci ha ispirato il nuovo spettacolo del San Costanzo Show, gli classici Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezz'estate, uno spettacolo in cui facciamo un fritto misto di grande letteratura, non lo potete perdere. Gli classici. Ebbene, questo per quanto riguarda il casting, per quanto riguarda la regia, il ringraziamento va a Paola Galassi. Sì, che è tornata, lei alterna regie con noi, regie con comici e attori ovunque, e in questo spettacolo è tornata con il San Costanzo Show. Siete pronti per questa tournée in giro per i teatri? Siamo sempre pronti, siamo in giro, giriamo tutte le Marche, le zone limitrofe, a Melbourne manca, ci chiamano, sì, siamo pronti, noi vi aspettiamo in tutti i teatri, in tutte le arene, estate, inverno, primavera, autunno, noi ci siamo sempre. E in questo spettacolo voi vi dovete, leggetevi l'Odissea, così sarete più preparati. E anche i Promessi Sposi. Ecco, sì, e anche il sogno di una notte di mezz'estate. Noi andremo a trovare la maga Circe, e incontreremo Polifemo. Polifemo, Porette. Ci hanno chiuso le niente, Porette. Tantissimi altri personaggi che accompagnano Ulisse in questo viaggio. Garibaldi, Anitta, quelli no. No, lì ci sono Renzo e Lucia. Renzo, Lucia. Solamente Sandra, Raimondo, tutti. Solamente venendo a teatro scoprirete com'è possibile che Renzo e Lucia c'entrino con Ulisse e con Shakespeare. Ne sappiamo anche noi alla fine della giornata. Ci promettete risate? Risate. Vi aspettiamo a teatro. Ci tirerà anche a Capundoro, non lo sa mai. Fa tutto, fa brodo, giusto? Bene, e allora... Siete tutti invitati a godere della bellezza di questo spettacolo del San Costanzo Show, gli classici. L'Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezz'estate. Dai, 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 dai.
vai. Aspettiamo. Vi aspettiamo a teatro. Grazie. Nelle piazze. Ciao, grazie, ciao a tutti. Maria e Elena. Grazie agli amici del San Costanzo Show, Riccardo Sora e regia, e a tutti voi per l'attenzione. Ciao. San Costanzo Show. Vi aspettiamo nei cinema, nelle piazze, nei teatri, alla grande, grandissime risate con i nostri spettacoli. San Costanzo Show.